Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con la serie delle 7, inizia la terza stagione signori miei, terza stagione, siamo ancora in League One e questa è la schermata ovviamente iniziale dove dobbiamo accettare gli inviti per il torneo estivo. Prima di partire col video però ragazzi io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date e darete a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941, link in descrizione. Se volete sostenere il canale con delle piccole donazioni, trovate anche lì il link in descrizione per poterle fare. Detto questo, ragazzi, ripartiamo con il video. Ok ragazzuoli, allora questi sono i tre inviti che abbiamo, 1.600 dalla Spagna, 1.900 e 1.750. L'anno scorso abbiamo preso quello che ci dava più soldi, signori miei, e abbiamo fatto una figura veramente di marmellata. Quindi io direi di andare su una via di mezzo, quindi prendiamo questo da 1.750 che ha due stellette di difficoltà e speriamo quantomeno di portare dei soldi a casa. Allora, questo primo video ovviamente sarà di introduzione. Allora, signori miei, andiamo un attimino avanti proprio a ridosso della partita, della prima partita del torneo estivo. Così si smuovono le acque, si parte il mercato, vendiamo i giocatori che abbiamo già venduto l'anno scorso e vediamo un attimino come siamo combinati, perché noi dobbiamo fare una squadra che possa ottenere quantomeno il piazzamento in playoff, signori miei, ai playoff, perché dobbiamo puntare in alto quest'anno. Allora, resoconto talenti giovani. Allora, chi è costui? Il nostro Nicky dal Brasile, infatti, l'avevamo visto che Carlos Linz era un attaccante sinistro, non ci serve a nulla. Michel Cruz, 68-92, Michel Cruz mi piace, ingaggiamolo, vediamo poi cosa ci dice. Portieri no, ne vogliamo, grazie. Gabriel Xavier, portieri no, grazie. Gomez, 73-94, questo sarà pure un esterno, lo prendiamo, poi vediamo. Pedro Jesus, sembra buono, però no. E Daniel Smores, no, nemmeno lui. Ok, è stato un piacere, dopo lo mandiamo da qualche altra parte a questo. McNeil invece che ci ha portato dall'Argentina. Antonio Soria, no. Ivan Oliveira, no, manco lui. E Vicente Fuentes, Fuentes neanche lui. Oddio, un argentino buono, raga, un argentino buono, non lo becchiamo completamente. Allora, iniziamo. Prima cosa da fare, signori, andiamo con gli allenamenti. Noi dobbiamo, prima di tutto, migliorare il nostro portiere, raga. Il nostro portiere titolare deve continuare a salire, perché portiamolo a 78 se non ricordo male. Facciamolo salire un altro po', a 73, ecco, portiamolo a 73. Poi, la nostra difesa abbiamo Hamilton che deve ancora migliorare, 66, buono, continua a salire Hamilton. Controlliamo intercettazione, perfetto, continua a lavorare lì. Poi abbiamo i centrocampisti sui quali dobbiamo lavorare, che ora dobbiamo fare anche un po' di mercato con di loro, ovvero Mariani. Mariani mi deve crescere tanto, Mariani su qualcosa, no, non questo, ma agilità dribbling, no, velocità scatto dribbling e controllo palla, se no cosa puoi fare, intercettazione, scivolata e devi lavorare su questo, zio, scivolata, retro difensiva, controllo piede, intercettazione, perfetto, su questo. Poi io direi di mettere anche ad allenarsi il nostro Naga, così vediamo di farlo migliorare, anche se è tornato Johnson, è tornato il The Rock dei poveri, facciamo allenare un po' con The Rock dei poveri. Anche se non mi sembra tutta questa gran cosa. Comunque facciamo allenare il The Rock dei poveri. E all'ultimo posto, signori miei, ci andiamo a mettere. Aspettate, l'altro centrocampista, Cunningham, lui. L'altro centrocampista andiamo a mettere lui. Intercettazione, l'altro centrocampista, scivolata, perfetto. Iniziamo con loro, raga. Mariani sale già a 62. Bravo Mariani, così mi piace, convinto. The Rock invece, niente, è rimasto stabile nella sua posizione stupida. Ok, va bene, e questo l'abbiamo fatto. Questo è il primo passo, l'abbiamo fatto. Ora, secondo passo dobbiamo andare a vedere se ci sono degli svincolati che ci possono tornare utili al nostro progetto. Allora, al nostro progetto sul mercato di Sapresi, clausola recessoria, svincolati. Andiamo a vedere se c'è qualche bel pezzo alla 90 da portarci a casa. Esterno destro, mamma che sei brutto. Poi abbiamo Carvalho, brasiliano, difensore, non mi convince più di tanto. Ugo Ba sarebbe spettacolare, ma non mi serve. Arua, croato, no. Ma che razza di nomi hanno? Baldè, tutti strani sono. Balog, scusami, no Bola, l'ho letto al contrario. Andrea Calabresi è un portiere, no.
Alexandre Cajuste, no, inguardabile. Voi nel frattempo, raga, se per caso vedete fra qualcuno che io magari sto sottovalutando, fatemelo, scrivetemelo nei commenti. Questo non sembrerebbe male. Colombiano, questa è tanta roba, raga. Questa è tanta roba. Questa è tanta roba. Clavigio, Clavigio è tanta roba. Drondré, esterno destro, questo ci potrebbe servire, raga. L'esterno destro ci manca perché Braxton l'abbiamo venduto. Poi abbiamo Fischer. Fischer mio, no? Vatti a fare uno shampoo che fa la miglior cosa. Folk, ma sulla sinistra siamo messi bene. Ginella, Ginella mi fa ridere. Va bene. Malif è un portiere, non ci interessa. Ignatov, russo, no. Esteban Hernandez, no. Esterni sinistri, no. Gin, qualcun altro di interessante? Dai, dai, dammene uno un altro interessante. Il silenzio è più totale. Aldo Perez. Non mi sembra questo granché. Aldo Perez, Quinoche, no. Questo no. Bazza, difensore centrale. Questo non sembra niente male. Mettiamolo in lista, signori miei. Sanu, no, no, no. Questo Tungiv, no, 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 no. Tungiv non mi convince. Ci stiamo a fare la squadra praticamente. Ecco, lui è un'altra cosa. Salazar, no, Salazar lo voglio per forza, raga. Salazar lo voglio per forza. Attaccanti sinistra non ci servono. Salazar, considerate che già è preso. Ok, allora abbiamo messo questi giocatori in ricerca. Poi io voglio andare a vedere quanto costa ancora Piccolo. Perché Piccolo potrebbe essere interessante. Piccolo vale 4 milioni e 6. Ok, Piccolo ce lo possiamo scordare, raga. Piccolo è stato un piacere che ce lo possiamo scordare. Andiamo a vedere quanti abbiamo di budget. Di budget abbiamo 3 milioni. Cioè proprio la povertà, dico io. Dico, qualcosa in più? No. Va bene, 2009. Andiamo a vedere anche gli obiettivi di questa stagione. Che sono? Allora, fai giocare il 50% delle partite della stagione successiva almeno un giocatore del Vivai acquistato durante. Quindi dobbiamo comprare un giocatore quest'anno e fargli giocare 50 partite della prossima stagione. Va bene. Fai il tutto esaurito. Questo niente. Lotta per la promozione. Ok, raggiungi 16 di finale. Ok. Mantieni l'aumento degli stipendi sotto il 20%. Ok, questo è fattibile pure. Perfetto. Detto questo, andiamo a vedere un attimino la nostra rosa. La nostra rosa, signori miei. Allora abbiamo in porta, siamo messi bene. Perfetto. Sulla sinistra pure. Che dico, mi sembra abbastanza una buona soluzione. In difesa abbiamo Howard, Hamilton e Sutton. Sutton io direi di venderlo, raga. C'ha 35 anni, è stato un piacere, Sutton mio, sei importante, ma ti vendo. Vediamo se riusciamo a prendere quegli altri due. Raja ha il contratto in scadenza. C'ha 33 anni, è un 61. Va bene. Cunningham è il giovane che abbiamo preso, che va bene. Tom Nicholas Esposito, Davide Esposito. Davide Esposito l'abbiamo promosso perché si lamentava, è vero. Allora, vendiamo Tonev, signori miei. Tanto Nicholson è il nostro esterno, quello di riferimento di quest'anno. Tonev lo vendiamo. Lo ringraziamo per i suoi servigi e lo vendiamo. Poi abbiamo Esposito che è un 59. E Sean Davis che è pure un 59. Chi lui ha 17 anni e Davis ne ha 19. Vendiamo Davis, raga. Vendiamo Davis. Poi abbiamo Wilding, Mariani, tutto il raid. Allora, abbiamo detto che dobbiamo vendere Wilding. Wilding lo mettiamo in trasferimento. Perfetto. Sulla destra abbiamo Sullivan e Casadei, ci siamo. In attacco abbiamo Naga, Johnson, Morrison, Stockton e Leitch Schmidt. Perfetto. Allora, considerando che Johnson lo voglio fare crescere e me lo voglio tenere, andiamo a vendere Leitch Schmidt, che tra l'altro ha 31 anni, è un 61, non è tanto più forte di Johnson, che quantomeno ha 19 anni e può crescere. Quindi Leitch Schmidt lo andiamo a mettere sul mercato. Ok, ragazzuoli, detto questo, arriviamo al ridosso della partita con. La prima partita del girone. Arriviamo a ridosso della prima partita del girone. Vediamo se arriva per caso qualche mail interessante, ma non penso proprio. Non penso proprio. Allora, abbiamo due mail di Davis. Apprezzo la sua decisione. Mi sto guardando intorno. E Wilding, sono certo che avrà bisogno di me. Mi sto guardando intorno. Non posso garantirti il posto di squadra. Ecco, Wilding mio, non te lo posso garantire il posto di squadra. Mi dispiace. Va bene, detto questo, ragazzuoli, io penso che per questo video ci possiamo fermare qua. Così il prossimo ci spariamo tutto il torneo estivo. Vediamo se arrivano i resoconti di questi giovani che abbiamo visto. Così. Ah, aspettate, possiamo fare un'ultima cosa. Possiamo fare un'ultima cosa. Possiamo mandare il nostro osservatore.
Lo mandiamo a far seguire ai giocatori. Lo mandiamo, raga, in Africa. Sì, voglio trovare un camerunense di quelli bello, bello tosto. 6-9 mesi in Camerun a trovare qualsiasi giocatore. Va bene così. Va bene. Vai e torna vincitore. Il secondo disponibile, sto secondo giocatore, sto secondo giocatore. L'abbiamo mandato però qualche giorno dopo il primo del mese. Quindi praticamente dobbiamo ricordarci questa situazione. Tra i giovani noi abbiamo Jason Bremen, che è un portiere, Edison Reis, Watanabe, che è un terzino sinistro, Yamamoto, ok, con Seisago che è l'altro portiere, Rossi che è l'attaccante sinistro, Miguel Cruz e tanta roba, un CC, Alvarez è un COC ed è pure lui tanta roba, Caio Gomez attaccante sinistro, che non mi servono a niente se attaccante sinistro, raga. Allora io direi di levarci sia Caio Gomez che Edoardo Rossi, raga, non ho che farmene. Li potrei vendere. Allora, facciamo così: promuoviamo loro due. Promuoviamo sia lui che Caio Gomez. E li andiamo a mettere direttamente sul mercato, raga. Perché non me ne faccio niente di due attaccanti esterni. Vediamo se sanno fare qualche altra cosa nella vita oltre agli attaccanti esterni. Ma ripeto, non ho che farmene. Gomez sa fare l'attaccante esterno e l'esterno sinistro. No, ti ringrazio. E lo andiamo a mettere sul mercato. E Rossi sa fare solamente l'attaccante esterno. 16 anni, un 62. È un buon giovane, ma non ci serve, raga. Facciamo soldi, facciamo soldi. Detto questo, ragazzoli, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella, raga. Ciao.